Ecco, volevo parlare del tema della solitudine, grazie ad una cara amica che mi ha stimolato su questo tema, su quanto sia fuorviante l'idea che abbiamo della solitudine. Ma anche qui arriva in aiuto il buon Gibran, che ci dice la sua su questa cosa, sempre parlando con l'amata Mary. La data è il 20 agosto del 1920, ma soprattutto, come dire, a parole, cristallizzando attraverso le parole il mio pensiero che ho sempre vissuto, ho sempre pensato quello che sta dicendo in queste parole il buon Gibran. E mi auguro così di togliere le nubi attorno all'idea della solitudine che poi in realtà non esiste. E dice, io, ad esempio, adoro stare solo, dice Gibran. Adoro scritto in corsivo per renderlo più evidente. Quando sono circondato dalla gente e riesco comunque a riconoscere la mia personale solitudine, sono capace di amare tutti intorno a me con molto distacco, con molto più distacco. Ma a mano che le persone pretendono che io abbandoni questa mia solitudine interiore, perché esse non si sentano sole, la magia di questo amore scompare.